Oggi diciamo che cosa sono le disequazioni, cos'è una disequazione. Allora, una disequazione è una espressione con un'incognita. Io la chiamo P di X, non è detto che P sia un polinomio. Invece di esserci scritto uguale a zero, quindi un'uguaglianza contenente un'incognita, una disequazione è una disuguaglianza contenente un'incognita, che può essere una disuguaglianza stretta, come in questo caso, oppure si dice larga con l'uguale. Come si risolvono le disequazioni? Con i principi di equivalenza. Quindi abbiamo sempre il primo principio e il secondo principio di equivalenza. Allora, sul primo principio non c'è niente di particolare da dire, perché dice semplicemente che se noi sommiamo la stessa quantità ad ambi i membri di una disequazione, si ottiene una disequazione equivalente. Quindi questo è uguale al primo principio per le equazioni. Per quanto riguarda il secondo principio, invece, viene detto che se abbiamo una disequazione e la moltiplichiamo per una scuola, dividiamo per una quantità positiva, allora non si ottiene una disequazione equivalente. Se invece la moltiplichiamo per una quantità negativa, la disequazione è equivalente, ma devo cambiare il verso. Specifico meglio, sostanzialmente se io ho una disuguaglianza e considero C positivo, se io faccio una moltiplicazione, AC è più grande di BC. Se invece ho la stessa disuguaglianza, ma C è negativo, allora ottengo che AC è minore di BC. Esempio pratico per capirci, questa è la cosa, è l'unica cosa da ricordare. Se io ho 2 è più grande di 1, se io questa disuguaglianza la moltiplico per uno stesso numero, prendiamo C uguale a meno 1. Quindi faccio meno 1 per 2 fa meno 2, meno 1 per meno 1 fa meno 1. La disuguaglianza ha cambiato verso. Sostanzialmente, tutte le volte che io moltiplico o divido per un numero negativo, devo cambiare il verso alla disuguaglianza. E questa è l'unica cosa fondamentale. Quindi qui ho A maggiore di B, qui invece ho meno A minore di meno B. Anche perché, insomma, se A e B sono qui e A è più grande di B, se io li cambio di verso, se io li cambio di segno, meno A va a finire qui e meno B va a finire qui. Quindi meno A è minore di meno B. Invece qui è A maggiore di B, d'accordo? Questo cambiamento diverso. Allora, si risolvono queste disequazioni normalmente, faccio solo un piccolo esempio, 2x per intanto 3 maggiore di x più 1. Partiamo prima dalle disequazioni intere. Allora, faccio il denominatore comune che è 3, come procedo come al solito, quindi 2x, 3x più 3, qui secondo principio moltiplico per un numero positivo, tolgo il 3, porto a primo membro 2x meno 3x maggiore o uguale di 3, 2x meno 3x fa meno x maggiore o uguale di 3. A questo punto non succede più come prima che sposto il meno di qua e ho finito. Siccome qua divido per meno 1, sto dividendo per un numero negativo. Ma se divido per un numero negativo, il meno x diventa x, il maggiore uguale diventa minore uguale, a meno 3. Quindi ho praticamente moltiplicato per meno 1. Se ci fosse l'uguale non è cambiato niente. Qui diventa più, qui diventa meno. Però qui devo stare attento a cambiare verso perché ho moltiplicato per un numero negativo. È chiaro, faccio un altro esempio, che in casi, diciamo, se invece il numero non è negativo, io scrivo così, 2x meno 1 maggiore o uguale di x meno 7. Porto la x da questa parte.
2x meno x maggiore o uguale di meno 7 più 1. 2x meno x fa x maggiore o uguale meno 7 più 1 fa meno 6. Non c'è niente da cambiare qui. D'accordo? Facciamo un altro esempio. Supponiamo di avere 3x maggiore di 7 più x. 3x meno x maggiore di 7. 2x maggiore di 7. Se adesso divido per 2, fratto 2, fratto 2, qui non mi serve cambiare il verso, perché abbiamo x maggiore di 7 mezzi, perché ho diviso per 2, cioè così. Se la disequazione è risolta per un valore x maggiore di a, dove a è un numero reale, allora vuol dire che il suo schema grafico è il seguente, maggiore a destra. Si indica talvolta questo insieme come l'insieme dei numeri da a a più infinito. Più infinito vuol dire che si trova idealmente da questa parte. Se invece abbiamo x maggiore o uguale di a, allora l'unica cosa che cambia è che noi dobbiamo mettere un pallino pieno invece di vuoto, che sta a significare il fatto che il numero A è anche compreso. E quindi ci scriviamo parentesi quadra A più infinito. Se invece abbiamo x minore di A, vuol dire naturalmente che se qui c'è il numero A, noi siamo da questa parte. Allora sulla retta qui ci sono i numeri negativi, qui ci sono i positivi, quindi diciamo che il mio insieme va da meno infinito ad A, escluso A, e quindi metto la parentesi tonda. Praticamente la parentesi tonda vuol dire escluso, la parentesi quadra vuol dire compreso. Se noi abbiamo x minore o uguale di A, come analogamente ha fatto prima, quello che ha detto prima, abbiamo un insieme del genere che quindi che va da meno infinito fino ad A con A compreso, incluso. Possiamo anche esprimere qui questi intervalli, sono tutte semirette. Questa è una semiretta aperta perché manca A, questa è una semiretta chiusa che va verso destra. Queste sono semirette che vanno verso sinistra, questa aperta, questa chiusa. È chiaro che possiamo generalizzare e anche indicare dei segmenti. Quindi, ad esempio, se io scrivo x compreso, questo simbolo vuol dire compreso, tra A e B, com'è che va letto questo? Vuol dire che se qui c'è A e qui c'è B, questi sono tutti numeri compresi tra A e B. Quindi vuol dire che sono è il segmento di estremi AB, che può anche essere scritto in questa maniera. Se io a questo segmento ci metto degli estremi, cioè io voglio A e B, è sufficiente mettere l'uguale. E quindi abbiamo la stessa rappresentazione di prima, dove però al posto di A e B, dove però gli estremi A e B sono inclusi e quindi scriveremo A, B. Attenzione all'uso delle parentesi, perché le parentesi quadre, tonde, rappresentano sempre degli intervalli, in questo caso un segmento aperto e un segmento chiuso. È ovvio che un segmento può essere anche chiuso da una parte e aperto dall'altra, quindi scritture di questo tipo A, B, con A quadra di tonda hanno significato, in quanto vuol dire che l'estremo A è compreso e l'estremo B è escluso. Quindi vuol dire X compreso tra A e B, dove A c'è e B non c'è. Attenzione che se, abbiamo forse già visto con gli insiemi, se io scrivo parentesi graffa A virgola B, vuol dire tutta un'altra cosa. Vuol dire semplicemente che x è uguale ad A, oppure che x è uguale a B. Cioè vuol dire che sulla nostra retta, qui possiamo mettere R,
qui ci sono tutti i numeri reali sulla retta, vuol dire che qui c'è il numero A, metto qui un puntino, e qui c'è il numero B. Qui c'è la retta, qui invece la rappresentazione l'ho fatta su un altro livello, forse avrei dovuto fare magari un altro colore, dire io qui voglio indicare il segmento AB, lo indico così, d'accordo? Oppure voglio indicare solo i punti AB e li indico così, solamente che si preferisce, per ragioni che poi vedremo, indicare queste soluzioni su un altro livello. Che cosa sarà invece quando io voglio indicare tutta la retta? Come faccio per indicare tutta la retta? È molto semplice, o scrivo o scriviamo, facciamo semplicemente una linea continua e diciamo che va quindi per ogni x appartenente ad R, e viene indicato o con da meno infinito a più infinito, modo insolito di indicarlo, comunque vuol dire tutta la retta, oppure viene indicato semplicemente con R. Se invece non vogliamo indicare nulla sulla retta, cioè non esiste x, dobbiamo rappresentarlo in un modo del genere, e quindi significa insieme vuoto. Quindi, è la rappresentazione dell'insieme. È praticamente l'insieme di due disequazioni, e risolvere un sistema significa trovare le soluzioni comuni, cioè io ho due disequazioni che vengono scritte così. Questa è una disequazione e questa è un'altra disequazione. Risolvere un sistema significa trovare le soluzioni comuni. Io voglio trovare le soluzioni comuni. Allora, che cosa succede? Intanto risolvo le due disequazioni. La prima, 2x meno 3, meno 3 lo porto dall'altra parte, 2x maggiore di 3, 2x meno 1 maggiore di 0, meno 1 lo porto dall'altra parte, maggiore o uguale di 1. Le risolvo, x maggiore di 3 mezzi, x maggiore o uguale di 1 mezzo. Come si rappresentano le soluzioni? Adesso devo trovare le soluzioni comuni, cioè l'intersezione. Si disegna la retta. Qua dovete scrivere un mezzo e tre mezzi. Allora, in ordine crescente naturalmente. Tre mezzi si trova qui. X maggiore è da questa parte. Maggiore è a destra, minore è a sinistra. Qui invece maggiore o uguale, vedete che c'è anche il segno uguale, allora per convenzione metto un pallino pieno ed è da questa parte. Quali sono le soluzioni comuni, cioè quali sono le soluzioni che vanno bene per entrambe le disequazioni? Sono queste, e quindi scriverò x maggiore di 3. Questo è il sistema di disequazioni, cioè voglio trovare le soluzioni comuni alle seguenti equazioni, disequazioni, x maggiore o uguale a 3, e poi possiamo scrivere 2x maggiore o uguale di 3x meno 5. Vediamo un po' che cosa succede. Allora, la prima l'abbiamo già risolta, qui invece portiamo 3x all'altra parte, 2x meno 3x maggiore o uguale di meno 5. Quindi noi abbiamo x maggiore o uguale di 3 e qui abbiamo meno x maggiore o uguale di meno 5. Ma che cosa vuol dire meno x maggiore o uguale di meno 5? Vuol dire che x è di nuovo uguale di 5. Quindi, che cosa significa? Significa che qui abbiamo la nostra retta, qui abbiamo x maggiore o uguale di 3, qui abbiamo x minore o uguale di
5, quindi sono queste soluzioni, le soluzioni comuni, come abbiamo detto, sono queste, quindi io mi posso scrivere x compreso tra 0 e 3 e 5, ma mi posso anche scrivere che le soluzioni sono da 3 fino a 5, facendo una rappresentazione di questo tipo. Al di là di quelli che possono essere i calcoli, faccio un altro esempio, parto da una cosa, supponiamo di avere qui x maggiore di 2 e poi qua abbiamo x minore di meno 1. Allora le proviamo a rappresentare. Quindi x maggiore di 2 vuol dire da qui in poi, da 2 in poi, x minore di meno 1 vuol dire così. Vedete che disequazioni diverse le metto su righe diverse. Quindi ricordate questo nella rappresentazione. Allora vi posso chiedere a questo punto, quando è che contemporaneamente sono verificate tutte le due relazioni? Allora, qui la prima non è verificata, la seconda sì. La prima no, la seconda no, la prima sì, la seconda no. Quindi non esiste alcun intervallo comune a queste due relazioni. Pensateci bene, un numero non può essere contemporaneamente più grande di 2, più piccolo di 1. Allora questo è un esempio in cui non esiste alcuna soluzione. Di solito si scrive non esiste x, o non esiste x appartenente ad R, e quindi le soluzioni in questo caso sono l'insieme vuoto, cioè l'intersezione in questo caso è vuota. Noi stiamo sempre calcolando le intersezioni. Questo simbolo qui, quando voi vedete questo simbolo che vuol dire sistema, vuol dire intersezione, cioè sto cercando quando tutte queste relazioni che scrivo sono contemporaneamente verificate. Qui ho una relazione di x maggiore di 0. Io ho una relazione di x maggiore di 0. Io cerco con questo simbolo, sto cercando quando le due relazioni sono contemporaneamente verificate.